Novena allo Spirito Santo. Quarto giorno. Spirito Santo e intelletto. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Invochiamo ora lo Spirito Santo con la sequenza. Vieni, Santo Spirito, manda noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O Luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Vieni Spirito Santo. Vieni per Maria. Ed ora vogliamo vedere questo dono dello Spirito Santo, il dono dell'intelletto. L'intelletto è questo dono, è il dono di scrutare i misteri di Dio. Int, dentro, leggere dentro, scrutare i misteri di Dio, in particolare la sua parola. Così la sua parola non è più morta, ma diventa viva e noi penetriamo, entriamo in questo pozzo delle sacre scritture, della sua parola. Entriamo nella profondità della parola, dei disegni quindi di Dio, riusciamo a capire di più Dio, i disegni di Dio, li comprendiamo. Non siamo più anche ribelli, sconosciuti a Dio, ma entriamo in profondità. Sappiamo poi attualizzarli, diciamo, ah, è così, allora aderiamo alla parola e la parola si compie in noi. Li facciamo sempre più nostri. Il progetto di Dio diventa il nostro progetto e noi diventiamo progetto di Dio. È il dono di quella ragione che viene illuminata dalla fede, che è indispensabile nelle scelte, soprattutto in coloro che hanno ruoli di guida, di teologi, ma anche padri di famiglia, è così saper leggere dentro per poi saper prendere le giuste decisioni. Ed è quindi anche il dono che ci dona di dar ragione alla nostra fede, cioè noi abbiamo fede, ma è una fede senza ragione? No, è una fede, possiamo ragionare la nostra fede, grazie a questo dono dell'intelletto. Certo, chi non ha questo dono non riuscirà a capire perché abbiamo fede. Ma chi ha fede con questo dono capisce perché ha fede e ha ragione ad avere fede. Perché? Perché sa leggere la parola di Dio. Preghiamo ora. Donami il dono dell'intelletto, Spirito Santo. Donami di entrare nel cuore della parola di Dio, della tradizione, del mistero della Chiesa. Fammi rendere ragione della speranza che hai messo nel mio cuore. Sciogli la mia mente e sciogli la mia lingua. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo. O Padre, fonte di ogni luce e misericordia, che hai riempito del tuo amore tutta la terra, e fondi su di noi il tuo Spirito, che è Signore dalla vita, perché assieme al tuo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, possiamo essere con te
una e una cosa sola. Te lo chiediamo ardentemente per Cristo nostro Signore. Amen. Benediciamo il Signore, rendiamo grazie a Dio. E come ogni giorno, se potete, recitate questa sulla coroncina del rosario, questo Padre nostro e queste invocazioni. Benedetta giornata in attesa dello Spirito Santo.